Lavori al via oggi in centro per la nuova pavimentazione del corso stretto dai Quattro Cantoni fino alla Fontana Luminosa. Prima di Natale era stato inaugurato il tratto dei Quattro Cantoni sino a Piazza Duomo. Il cantiere per questo secondo step di lavori è aperto di fatto e riguarda il tratto dall'intersezione con Corso Principe Umberto a quella con via Mazzini. Come spiegato già dal Comune, sarà una cantierizzazione a segmenti, stabilita di concerto con i commercianti per cercare di evitare il più possibile disagi alle attività. Sarà sempre garantito l'accesso ai negozi dell'area interessata dai lavori. Oggi negozi chiusi sino alle 17 nel tratto in questione per permettere la rimozione dell'asfalto in tutta sicurezza. A dirigere i lavori l'architetto Roberto Evangelisti e l'ingegner Silvio Rotilio, mentre il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'architetto Pietro Farinosi, il RUP, e il geometra Carlo Cafaggi. Il terzo step sarà quello da Piazza Duomo sino alla villa. Entro qualche giorno dovrebbero iniziare anche i lavori in Piazza Duomo per la riqualificazione. Anche in questo caso i passaggi sono stati concordati con i commercianti. Materiali e colori concordati con la soprintendenza invece. Le risorse sono quelle del PNRR, l'appalto è da quasi 4 milioni di euro, portato avanti dalla ditta aquilana Rosa Edilizia. Attorno al cantiere, come sempre, c'è la curiosità dei passanti che si fermano, commentano e ripartono. Una città rinascita che sta tornando bella ed accogliente. Solo nella giornata di installazione del cantiere le attività saranno costrette alla chiusura, tra l'altro trattandosi di un lunedì, già la mattina molte di loro erano chiuse. I primi 140 metri saranno finiti entro la fine di aprile e poi successivamente si farà il lotto che va verso la Fontana Luminosa e quindi si chiuderà tutto il lavoro. Ci saranno naturalmente un po' di disagi, come accaduto per il corso largo, però il risultato è assicurato, la città sta cambiando volto e anche le attività commerciali trarranno beneficio da questo intervento.